settimana è passata velocissima, siamo arrivati all'ultima sera del concorso del Bergamo Film Meeting, accompagnati da questi rumori come ogni sera del concorso. Quindi diamo il benvenuto agli ospiti che accompagnano l'ultimo film della competizione del 40° Bergamo Film Meeting e Radio Affissionato. Abbiamo il regista Itiere Lorieta e il produttore Alberto Sota. Un applauso. Benvenuti. Come sempre vi ricordo che questo momento è per voi, quindi se avete domande, se avete curiosità, se avete riflessioni da proporre a Itiere e Alberto, alzate la mano e forse tu avrete un microfono per fare le vostre domande. Nel frattempo comincio io chiedendo insomma di parlarci un po' di quello che è il tema principale del film. Siamo abituati magari più spesso a vedere l'autismo al cinema in età infantile, meno in un adulto. È un argomento che viene affrontato molto poco, quindi volevo chiedere a entrambi perché hanno deciso di affrontare questo argomento e tra l'altro ricordare a tutti che domani è la giornata mondiale dell'autismo per sensibilizzare su questo tipo di patologia, quindi volevo che ci raccontassero qualcosa di come hanno affrontato questo tema. Sí, es verdad que la mayoría de las películas sobre autismo tratan de niños y tendemos siempre a hablar del niño autista, ¿no? Y no el adulto. Yo tengo mucha relación con personas que, bueno, con una familia especial que tiene un hijo con trastorno de espectro autista, que ahora mismo tiene 19 años. También tengo relación con otra familia que tiene un hijo de 4 años, conozco bastantes casos. Y hay una cuestión que siempre ha estado cuando he hablado con las madres, con los padres, sobre todo con las madres, ¿no? que trata también el tema de la película, que es qué pasa cuando la madre desaparece. O sea, todas las madres tienen una preocupación de qué pasará cuando yo no esté, qué pasará con mis hijos, ¿no? Pero en este caso, que tienen cierta dependencia, pues es como más complejo. ¿Qué pasa cuando las personas que realmente le entienden no están y se tienen que enfrentar al mundo? Allora, effettivamente è vero che siamo abituati a vedere più facilmente dei film dove ci sono dei bambini con problemi di autismo. Io ho a che fare con una famiglia dove c'è un bambino effettivamente autistico, conosco molto bene un'altra famiglia dove ce n'è un altro che ha 4 anni, però a me interessava trattare quello che è la tematica di cui per esempio tutte le madri, tutti i genitori di figli autistici si preoccupano, ovvero cosa succederà nel momento in cui le persone attraverso cui questi bambini, che poi diventeranno adulti, si interfacciano con il mondo, non ci saranno più. Quindi una madre si chiede, quando io non ci sarò più, cosa ne sarà di lui? Ok, se Alberto, se vuoi dirci qualcosa anche tu di come avete lavorato. Sì, sì, va. Sì, è un tema che non è stato molto trattato nel cinema. Y como habéis dicho, siempre se trata desde niño, sobre todo el protagonista es el acompañante. Y hay que, a nosotros nos parecía muy interesante que el protagonista no fuese el acompañante. Hoy que tú sueles decir, ¿no? que las personas autistas tienen un misterio que hace que sea muy atractivo intentar meterse en su cabeza. Que no es algo que intenta la película, pero sí que la película de alguna manera intenta que se conozca a Nicolás más allá de ser una persona dentro del espectro autista. Y muchas veces la sociedad, una vez que detecta que una persona está dentro del espectro, es como que marcan una distancia y no llegan a conocer a la persona. Al final son personas y es una característica más, pero la sociedad nunca llega a entrar. Entonces yo creo que la película, o lo que intenta que conozcamos a Nicolás. Sí, sí.
Allora, diciamo che quello che ci interessava era proprio cercare di fare, è vero che appunto spesso vediamo delle storie magari di bambini, ma quando ci sono delle storie di bambini spesso la storia si focalizza sulla persona che serve a quei bambini per interfacciarsi con il mondo. Noi invece volevamo proprio mettere il fuoco, appunto l'attenzione sulla persona autistica, che in realtà, e quindi fare vedere il mondo anche dal punto di vista della persona, senza bisogno di un accompagnatore, di qualcuno vicino, perché poi la società in pratica mette una sorta di bollo sulla persona autistica, nel senso se sa che è una persona autistica prende una distanza da quella persona. Invece noi volevamo fare conoscere Nicolas al di là della sua particolarità, perché in realtà è semplicemente una persona con una particolarità in più rispetto ad altre persone. Sì, con rispetto a che sia il protagonista della pellicola complica mucho las cosas cuando guionizas, porque normalmente siempre se coge un acompañante porque es más fácil entender cuál puede ser un dilema moral de un personaje o cuál puede ser. Para guionizar es mucho más sencillo. Pero a mí me gustaba como herramienta narrativa, hablando un poco del misterio que dice Alberto, que yo como he tenido relación con ellos, sí que me generan cierto misterio. Y el misterio me interesaba como herramienta narrativa para hacer la película. Y bueno, lo hice por eso, pero como dice Alberto, siempre normalmente es acompañante, el ayudante, el protagonista, no el propio autista o persona con autismo. Sí, efectivamente è difficile appunto rapportarsi con le persone con autismo quando crescono effettivamente o quando non hanno un accompagnatore, però è anche il loro bello in un certo senso, perché come dicevano entrambi c'è questo mistero in loro, nel loro modo di rapportarsi con il mondo, nel loro modo di così avere a che fare, comprendere le cose e farsi comprendere. Talvolta è molto difficile appunto avere a che fare con queste persone, però quello che a noi interessava era proprio fare vedere questa persona, e il mistero che questo tipo di persone portano con sé era, diciamo, il filo narrativo che a me interessava portare in questo film, e quindi diciamo è stato proprio il motivo anche per cui ho voluto seguire questa linea. C'è una domanda? Io ho notato che nel film non ci sono campi lunghi, non ci sono riprese da lontano, ma soltanto riprese molto da vicino dai protagonisti, come se la telecamera non volesse allontanarsi da loro, no? Anche quando la ragazza arriva sull'ambulanza, si attacca subito al paramedico che va da Nico. Volevo chiedervi il motivo di questa scelta morte che caratterizza tutta la pellicola. Yo creo que siempre he pensado que tenía que haber algo muy físico en rodar, en cómo quería rodar la película. No es una película con grandes medios, pero quería que la falta de tener grandes medios fuese parte del lenguaje. Entonces, la cámara siempre está en mi hombro o en mi mano, y pensé, la cámara va a estar siempre cerca de ellos y me voy a mover con ellos, intentar entender cómo él se mueve en el mundo, y tenía que hacer algo como muy físico, era como muy personal el proyecto, y pensé que eso podía ser el lenguaje de la película. O sea, yo estando lo más cerca posible de ellos, intentando sentir cómo sienten ellos y entender el mundo, o intentar entender el mundo, cómo podría entenderlo el personaje estando muy cerca de él.
Allora, l'idea fin dall'inizio è stata quella di fare un film molto fisico, cercando di stare il più vicino possibile ai personaggi proprio per cercare di vedere il mondo e di intendere il mondo esattamente come loro lo intendono e lo vedono e lo vivono. Poi c'è anche un discorso tecnico, nel senso che è un film fatto senza grandi mezzi tecnici, ma e quindi con una telecamera a mano, sempre utilizzata in questa maniera, però diciamo che di questa in teoria mancanza di mezzi ho cercato di farne proprio un linguaggio narrativo e quindi di stare il più vicino possibile ai personaggi proprio per cercare di capire il loro modo di vivere e di vedere il mondo, di stare nel mondo e di rapportarsi ad esso. Non so se rispondivo alla pregunta. Sì, 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 sì. Volevo sapere se il ruolo del protagonista principale è recitato da un attore che sa impersonare molto bene una persona autistica o da una persona autistica che sa recitare molto bene? La domanda è sì, è il personaggio, è un attore che è molto molto bueno in interpretare un autista o un autista che è molto molto bueno in essere l'attore? Es un actor. Nos conocimos a finales de 2016, yo estaba en Madrid estudiando dirección de actores y él estaba dentro del curso, es actor, viene del teatro musical y nos hicimos como muy buena conexión y bueno, y le empecé a contar y empezamos a trabajar siempre desde lo físico, desde la gestualidad. Él, como viene del teatro musical, tiene buen lenguaje corporal y trabajamos durante, creo que dos años poquito a poco, porque los dos teníamos nuestros trabajos y fuimos trabajando el personaje mucho, nos metimos en un estudio y trabajamos la manera de caminar, la manera, cómo sonreiría en el caso de que sonriese en la película, cómo miraba a las personas, cómo todo, o sea, trabajamos sobre todo lo físico, sin lenguaje, y luego después empezamos a trabajar un poquito el lenguaje. Allora, in effetti si tratta di un attore che è molto bravo ad interpretare una persona autistica, perché è un attore che lui ha incontrato a Madrid nel 2016, è un attore che viene dal musical, quindi è molto abituato a lavorare con la fisicità e con la gestualità. Quindi loro dal 2016, portando avanti il progetto in maniera, come dire, abbastanza rarefatta, perché nel frattempo avevano altri lavori, hanno cominciato a lavorare su questo personaggio, in particolare sulla gestualità del personaggio, prima per esempio pensando come una persona con queste caratteristiche potesse camminare, come potesse per esempio, non so, sorridere nel caso avesse sorriso, come potesse, e dopo anche magari come potesse esprimersi, parlare, e quindi hanno lavorato, hanno costruito questo personaggio, ma con un attore. Puedo contar una anécdota, sí que sí. Cuando estaba trabajando, buscando un poco el perfil del personaje y de la persona con autismo, porque al final hay tantos tipos de autismo como personas. Hay millones, no hay algunas características concretas. Y lo voy a contar en breve. Sí, sí, sí. Y fui a una. Toqué a la puerta de un sitio, de un centro de día donde tratan a personas adultas con autismo. Entonces me abrió una chica que trabajaba allí y le pregunté, le dije, estoy escribiendo un guión sobre una persona que tiene autismo, es el protagonista. Y me dijo, espera que hablo con el gerente. Entonces se fue. Y al fondo había un grupo de chicos adultos con autismo. Y uno se dio la vuelta y me miró. Y era muy grande, pareció a nuestro personaje. Vino corriendo hacia mí, corriendo hasta la puerta, y me cogió y me abrazó. Muy fuerte. Y yo me quedé helado. Y de repente vino la chica con el gerente y le decía, José, ¿por qué le abrazas? ¿Por qué le abrazas? Que no le conoces de nada, no le abraces. Y yo pensé, qué bonito sería esto para mi personaje. Pero el personaje que yo había creado no le gustan los abrazos. Entonces lo eliminé. Es una anécdota, simplemente que dije, no, a él no le gusta que le abracen. Allora, vi racconto un piccolo aneddoto che però è molto interessante. Dice, durante le ricerche che abbiamo fatto per
così costruire questo personaggio, perché tenete presente che di persone anche adulte autistiche ce ne sono tante quante sono le persone, ce ne sono veramente tantissime e tutte hanno delle caratteristiche diverse. Allora un giorno sono andato a visitare un centro diurno dove che si occupa di queste persone con problemi dello spettro autistico. Mi ha aperto la porta una ragazza e gli ho detto: io sto scrivendo un film su una persona con caratteristiche autistiche, volevo parlare un attimo, vedere se potevo parlare un po' con voi. Mi ha detto: aspetta un attimo che vado a chiamare il responsabile. In quel momento c'era in fondo alla sala, c'era un gruppo di ragazzi e c'era un ragazzo grande, molto, molto corpulento, un po' come il personaggio che avete visto nel film, e questo ragazzo mi ha guardato negli occhi ed è venuto verso di me e mi ha abbracciato, mi ha preso in un grande abbraccio. E io lì per lì ho pensato: che bella questa cosa. E in quel momento è arrivata la ragazza insieme al responsabile, che ha chiesto, ha detto a questo ragazzo: sai perché lo abbracci, non lo conosci? Perché... Però io intanto pensavo: è una cosa bellissima. Però per esempio il mio personaggio, il personaggio che io avevo creato, il personaggio di Nico, è un personaggio che non ama gli abbracci, non ama essere toccato assolutamente, quindi avrei voluto mettere questa cosa nel film, ma alla fine ho deciso di lasciarla fuori perché non era il mio personaggio. Se la hago en español, ¿vale? Vale. Pues me parece que en toda la peli hay una mezcla de soledad y tristeza con contraposición a esperanza y amistad. ¿Cuál es el mensaje final que usted quiere dar en la parte final de la peli? Ho chiesto qual è il messaggio finale che vogliono dare con questo film, perché sembra che durante tutto il film ci sia un mix di solitudine e tristezza, ma dall'altro lato c'è anche speranza e amicizia. La película, para mí el tema principal de la película es el sentido de pertenencia como una necesidad humana. Por un lado tenemos al personaje principal que quiere pertenecer al grupo, quiere pertenecer a la sociedad, y por otro lado tenemos a Anne, la coprotagonista, que pertenece pero no quiere realmente, no está a gusto en el mundo. La película trata de hacer una crítica a la falta de empatía, bueno, a que no hacemos hueco en la sociedad a las personas que son diferentes. Pero siempre hay esperanza y al final, el mensaje final es que siempre encontramos a personas que dan la oportunidad a otras. O sea, en global hay una crítica a que en global no se acepta lo diferente a lo distinto y se expulsa, pero siempre encontramos a personas que dan la oportunidad. Por eso está esa gota de esperanza al final, ¿no? Y que va a lo largo de la película como surgiendo pequeñas personas que personas que dan pequeñas oportunidades. No sé si te estoy respondiendo bien a la pregunta. Allora, il film appunto ha questi due aspetti, diciamo che il tema principale del film vuole essere il concetto dell'appartenenza. L'appartenenza ad un gruppo e l'appartenenza alla società, per esempio, quella che Nico cerca e che non ha, e che non riesce ad avere, e quella che per esempio Anne ha invece, perché appartiene al gruppo, appartiene alla società, ma in teoria non ci si trova bene, non ci si trova a suo agio. Quindi in un certo senso il film è un po' una critica alla mancanza di empatia che spesso la società, la nostra società, le persone hanno nei confronti delle persone con delle diversità. Però c'è effettivamente, come è stato notato, uno spiraglio di speranza, come si vede alla fine, perché c'è sempre, per fortuna, qualche persona che anche alle persone diverse dà una qualche possibilità, e questo apre una speranza, quindi di inclusione in una qualche maniera e una nuova possibilità.
Grazie, buonasera. Volevo dire che mi è piaciuta moltissimo la sequenza di Luna Park. Per i colori e il suono volevo chiedere se potevano dire qualcosa in proposito. Grazie. Le gusto molto la scena con il Luna Park. È la parte de juegos. Come hanno lavorato con i colori e con il sonido? Perché sono molto, molto forti. Sí, mira, es curioso lo que digo porque técnicamente ha sido de las escenas más complicadas en cuanto a sonido. Hemos recreado todo el sonido de la feria. Toda la música es música de librería, por supuesto, comprada y trabajada en postproducción. Se han doblado las voces, esto es técnicamente como lo hemos hecho. Y creo que hay algo de sonido directo, pero muy poco, son como wild tracks y cosas así, pero está todo recreado. Cuando lo estaba grabando sabía lo que iba a pasar, pero no puedes parar una feria entera para que te dejen rodar en silencio. Allora, in effetti è interessante che sia stato notato questa cosa di questa scena, perché in effetti a livello di suono in particolare è stata la scena più complicata di tutte, in quanto c'è un po' di suono in presa diretta, ma veramente poco, e invece tutto il resto è suono che è stato fatto in post-produzione, quindi sono suoni sintetizzati, perché in effetti avremmo potuto fare le riprese di una park intero per un giorno intero e poi dopo mixarli, ma ci avremmo messo un secolo e quindi è stato effettivamente abbastanza difficile farlo. E disfrutai molto lavorando il sonido. Sì, abbiamo lavorare con il suono effettivamente, ci abbiamo veramente lavorato tanto per ottenere il risultato che è venuto fuori. Buonasera, io volevo chiedere perché avete scelto di fare un finale così aperto senza portare avanti magari alcuni temi come per esempio lui aveva intenzione di portare, di liberare la madre all'interno del suo termos, appunto in quel posto che si era prefissato, però di primo appunto non viene portato avanti, cioè questo finale molto aperto, così come anche il rapporto con la ragazza viene lasciato un po', a mio parere, un po' abbandonato. E volevo chiedere anche a voi di questa scelta. Grazie. Perché ho deciso di tenere un finale aperto? Sì. Hay unos sujetos, unos temas de la película, la madre y Ana también, Ana, que está así, que no lo resuelvo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí lo importante y lo que estaba contando la película no era eso, era una excusa, era un conducto. Yo lo que quería contar era que él al principio de la película se enfrenta a un mundo que no le entiende, tiene un viaje de ese mundo y lo deja atrás al final de la película. Ese mundo lo deja atrás. Y realmente lo que desea el personaje lo encuentra. Desea que le den una oportunidad, ser aceptado. Y eso era para mí lo más importante. Y esto, yo entiendo que dejar las cosas abiertas a veces como al espectador le frustra un poco, ¿no? Y dice, joder, no me ha contado esto, ¿por qué? Porque lo que quería contar era eso, y incluso rodando y con los actores, cuando se lo explicaba les costaba, y cuando han visto la película han dicho, vale, lo entiendo, ahora sí lo entiendo. Y decidí dejar todo atrás y enfocarme simplemente en lo que realmente desea el protagonista y lo que estoy contando, que es pertenecer, el sitio al que pertenece es el mar, es hijo de un marinero, no importa quién sea ese señor, no vamos a entrar en eso. Él es libre, libre al final de la película y está en el sitio al que pertenece.
y alguien le da una oportunidad de sentirse útil, que es lo que desea. Allora, ho deciso effettivamente di fare questo perché sia la madre sia Anne effettivamente sono in un certo senso come delle scuse, sono dei punti di passaggio per il personaggio che in realtà deve arrivare ad un'altra cosa, nel senso che lui affronta un mondo che non conosce e che non capisce all'inizio e alla fine se lo lascia alle spalle. Alla fine Nico si ritrova ad avere un'opportunità perché riesce a raggiungere il luogo a cui realmente appartiene, che è il mare, e ad avere l'opportunità che è quella di essere utile, di sentirsi utile, perché lavora insieme al pescatore. Non importa chi sia questo pescatore, chi sia questa persona che lui ha incontrato, però è qualcuno che gli dà un'opportunità. Mi rendo conto che effettivamente un finale aperto di questo tipo può essere per il pubblico frustrante e vi dico che lo era anche per gli attori nel momento in cui abbiamo girato il film e io gli spiegavo effettivamente quello che andavamo a fare, ma nel momento in cui hanno visto poi il risultato finale e come è venuto fuori il film mi hanno detto sì, abbiamo capito il perché appunto la mia intenzione era proprio quella di seguire Nico e quello che lui sta cercando. Ringrazierei tantissimo Iker e Alberto per questo Q&A. Grazie, ti ringrazierei con un applauso.